Ciao a tutti ragazzi, sono Capofig e oggi vi spiegherò come scaricare e installare lo Scar Modpack versione 2.0 su GTA San Andreas Multiplayer. Allora ragazzi, il download sarà veloce, però io sto caricando un video e quindi ci metterà di più. Comunque sia, voi andrete su questo sito di cui vi lascerò il link in descrizione e premerete su download. Ovviamente si scaricherà. A me ci mette di più appunto perché sto caricando il video, ma ci dovrebbe mettere 5 minuti 4. Adesso io taglierò tutta questa parte e ci rivedremo quando avrà finito il download. Ok ragazzi, una volta che vi si sarà scaricato, poi lo aprirete e ci saranno tutte queste cose. Voi non toccate nulla a parte che andare su questa freccetta qui, clic sinistro, poi prendere il modpack, trascinarlo su questa piccola barretta vicino alla barra degli strumenti qui sotto, insomma, e metterla nel desktop. Adesso a voi questa cosa qui non vi verrà, questa cosa, questa finestra qui che è venuta a me, e ce l'avete qui. Adesso io questo qui lo butto via perché non ci interessa. Fate WinRAR, allora fate clic destro WinRAR e estrae qui. Aspettate che vi si estrae il pacchetto mod e vi darà questa cartella. Voi la aprite e aprite la cartella Cleo 3 Cleo 4 e installate Cleo 3, fate esegui, sì, next, I accept, next, 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 install. Io adesso, vabbè, tanto l'avevo già installato, volevo fare cancel. Poi Cleo 4 setup, ci cliccate, esegui, sì, ok, avanti, 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 installa. Io faccio annulla perché già l'ho scaricato. Vi si aprirà queste due finestre, voi le chiudete, non ci interessano. Poi aprite questo, mettere in Anims, e subito dopo fate computer, allora start computer, disco locale C, programmi per 86. Se non ce l'avete sarà programmi per 64. Rockstar Games, GTA San Andreas, Anim. Prendete questi due e li spostate su Anim. Sposta e sostituisci e sposta e sostituisci. Poi dovete fare dopo vi si no. Ok, poi dovete fare mettere in Cleo e farete così, aprirete Cleo e metterete tutti questi file qui dentro, e se ci sarà da fare sposta e sostituisci voi lo farete. Poi mettere i models, prendete particelle txt e fxpc txt e li mettete in models, li prendete e li mettete, fate sposta e sostituisci, continua, poi fxp, sposta e sostituisci, continua, e poi ci sono questi due, voi li dovete rinominare, fate tasto destro del mouse, sì, tasto destro del mouse rinomina e cancellate in tutte e due il 2 contenuto tra parentesi e anche le parentesi, rinomina. Perfetto, fate poi e li mettete qui anche questi.
poi aprite, mettete nella cartella di GTA San Andreas e li mettete dentro la cartella di GTA San Andreas e fate in tutti, sposta e sostituisci. Poi, dopo aver fatto questo, dovete aprire Alcis, aprire questo, fare esegui, cliccare su questo simbolino della cartella blu, andare sul disco locale C, programmi per 86 o programmi per 64, Rockstar Games, GTA San Andreas, sì, poi Models, GTA 3, e ci saranno tutti questi file che sono le skin di GTA San Andreas. Voi premete su import questa freccetta verso in giù, andate su desktop e aprite Scar Modpack V2.0, andate su skins di GTA San Andreas, prendete tutte queste skin e fate apri, poi fate salva, save, e vi salverà tutte le skin. Bene ragazzi, no, poi qui fate nulla. Bene ragazzi, adesso credo che il tutorial sia finito. Se avete problemi non esitate a scrivere un commento e scrivere ciò che vi succede e cercherò di provvedere subito. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi, commentate, condividete, mettete mi piace. E alla prossima!